Buonasera a tutti, eccoci in diretta. Questa sera siamo in diretta insieme ad Alessia Maltese. Lascerò poi lei il tempo di presentarsi e spiegare cosa fa e di cosa si occupa. E con lei parliamo di BDSM e tecnica dello Shibari. Intanto, ciao a tutti, ciao Lamada79. Ciao a tutti che partecipano, buonasera, buonasera a tutti, ci siamo, tra poco spero che Alicia mi chieda di partecipare. Ciao Canavacciuolo Pietro, ciao, buonasera, ciao Lorepa, ciao, ciao a tutti, ciao Dario, ciao, ciao Sofia, ciao Simona, ciao ragazzi, ciao a tutti, buonasera, benvenuti, benvenuti, stasera trattiamo un argomento, ciao Isella, ciao. Ciao ragazzi, saluto tutti, vi saluto tutti, se vi saluto uno per uno passo la serata a salutarvi e aspettiamo che Alicia arrivi, così insieme a lei parliamo di questo mondo ancora un po' sconosciuto e non valutato nel modo corretto. Quindi l'obiettivo di questa serata è proprio di riuscire a cambiare un po' l'idea in merito a certe tematiche. Vediamo se Alicia arriva. Se non arriva, la faccio da sola la diretta. Ciao, ciao ragazzi, ciao! Ciao a tutti! Dai, Alicia, ti stiamo tutti aspettando. Speriamo che si colleghi, così almeno cominciamo insieme a parlare di questa tematica molto molto importante, sotto certi aspetti sottovalutata e sotto altri sopravvalutata. Allora, vediamo se Alicia arriva. Buonasera, buonasera, buonasera. Guarda, ti inviterei volentieri a parlare insieme nella diretta, ma sto aspettando che si presenti Alicia, quindi magari la prossima volta facciamo una diretta con voi. Vediamo che fa Alicia, aspettate. Aspettate, aspettate. Niente. Alicia, ci sei? Rispondi. Allora, vediamo se arriva. Vediamo se. Ciao ragazzi! Ciao, buonasera a tutti. Oh, vedo che questa sera siete belli attivi, vuol dire che il tema vi interessa. È interessante, è un tema molto, molto interessante. Sì, ragazzi, potete continuare a mandarmi la richiesta di partecipare alla diretta, ma questa sera l'ospite è Alicia, quindi daremo la parola a lei. Ciao, ciao a tutti! Manca proprio lei, quindi se si connette riusciamo a parlare di questo tema. E voglio portarvi appunto in questo mondo perché è un mondo di cui si sente parlare moltissimo, ma generalmente abbiamo in merito a questo mondo una valutazione veramente, veramente negativa. Eccola Alicia! Bene. Vediamo se ce la facciamo. Vai Alicia! Ci sei? Niente, non si connette. Vi vedo belli attivi. Ciao, ciao a tutti. Ciao, buonasera. Alicia, ce la facciamo. Niente. Ciao Alicia, ce la fai a collegarti? A mandare di nuovo la richiesta? Guarda che sono prontissimi a prenderti il posto, eh? Mandando moltissime richieste. Sì, ok, esci e rientra così almeno cominciamo. Che nel frattempo abbiamo persone che vogliono candidarsi come ospiti per parlare di questo tema. Eccola. Vediamo. Eccomi. Ciao. Eccola. Ce l'abbiamo fatta. Ciao Alicia, ciao, come stai? Mandavo la richiesta, però non eravamo sincronizzate.
Bene, bene, tutto bene. Buonasera a tutti e tutte. Sì, ti stavano già rubando il ruolo, c'era chi si inviava per fare la richiesta al posto tuo. Ho detto no, voglio parlarcene lei. Va bene. Va bene. Senti, ti presenti tu così spieghi cosa fai per chi non ti conosce. Sì, va bene. Allora, appunto, sono Alizia Maltese, vivo a Torino, sono un'educatrice di sessualità alternativa e soprattutto un'insegnante di bondage e di shibari nello specifico, che sarebbe la declinazione giapponese del bondage. E mi occupo appunto di organizzare eventi in cui si parla di BDSM, in particolare appunto corsi di bondage, di comunicazione non verbale ed eventualmente è già capitato in passato anche di fare incontri sul consenso, più dei format un po' più divertenti sul BDSM, che hanno come titolo tutto quello che pensavi di sapere sul BDSM è sbagliato, perché molto spesso Esatto. i pregiudizi oppure quello che passa la televisione, il cinema, i libri, insomma, la cultura mainstream non sono in accordo con quella che è la realtà che noi viviamo quotidianamente. Esatto. Allora, proprio per questo, infatti, stasera appunto mi faceva piacere parlarne con te, visto che sei esperta, in modo che andiamo un po' a togliere soprattutto pregiudizi rispetto a questo tema e poi vorrei cercare insomma di dare una visione positiva e comunque obiettiva e positiva delle varie pratiche del BDSM. Allora parto già a bomba perché io mi sono preparata delle domande, poi spero che loro parteciperanno e quindi saranno attivi e se ci sono delle domande fatele pure così almeno. Sì. Rispondiamo. Esatto, e parto subito dicendoti: per chi non sa cosa sia il BDSM, come lo spiegheresti? Allora, il BDSM, diciamo che se vogliamo dare la definizione proprio della parola, è un acronimo che include diverse pratiche, è un termine ombrello che include molte pratiche molto diverse tra loro. BDSM nello specifico vuol dire bondage, o dominazione o disciplina, sottomissione, sadismo e masochismo. Quindi bondage che è la pratica di mobilizzare o essere mobilizzati attraverso tecniche, mezzi e materiali, ecco, materiali diversi, quindi dalle corde al nastro adesivo. Con tecnica appunto più occidentale oppure quello giapponese, lo shibari. La disciplina consiste nel limitare, diciamo, in modo non fisico, la libertà, ma non è corretto. Diciamo che più in generale ci si mette d'accordo, ci sono delle regole tra top e bottom, quindi le due persone che giocano nei due ruoli. Quindi chi agisce e chi viene agito in qualche modo, ci si mette d'accordo, ci sono delle regole, se queste regole vengono trasgredite, ci sono delle punizioni che sono state già concordate precedentemente, che vengono poi messe in atto. Mentre sadismo e masochismo ovviamente non sono intesi nel senso psichiatrico del termine, ma su questo potrai aggiungere qualcosa tu, ma fanno riferimento allo scambio di piacere attraverso l'inflizione o la ricezione di sofferenza o dolore fisico, anche questo tra molte virgolette, perché ci sono delle specifiche, dei motivi per cui si scatena il piacere attraverso il dolore, la sofferenza, la costrizione. E questo è un po' quanto. Poi dominazione e sottomissione, appunto, è proprio il rapporto che esiste tra le persone che giocano. Tra le due parti in Chiarissimo, gioco. chiarissimo. Te l'ho chiesto perché in realtà poi in questi giorni, quando ho cominciato a pubblicizzare la diretta, molte persone mi hanno mandato un messaggio e mi hanno detto: ma cos'è sto BDSM? Che succede? Giustamente, no? Quindi, di che stiamo parlando? E quindi era importante andare un po' a sottolineare che cos'è, insomma, che tu, diciamo, come ti sei avvicinata un po' a queste pratiche, così almeno anche magari chi è curioso, perché leggevo subito, voglio Sì. subito fare dei corsi, Sì. magari prendi informazioni in merito.
Certo, dunque io in realtà ho cominciato senza avere la consapevolezza di che cosa stessi facendo e ho cominciato nel momento stesso in cui io sono diventata sessualmente attiva e ho cominciato a fare dei piccoli esperimenti di bondage, tra l'altro, quindi io e la persona con cui stavo all'epoca abbiamo iniziato a provare a legarci a letto con cinture, foulard, cose del genere. Solo che piaceva a tutti e due legare e non essere immobilizzati, e quindi abbiamo un po' accantonato la cosa. Poi negli anni successivi, comunque, mi è sempre capitato di avere a che fare con persone che avessero degli interessi comunque che più o meno, ma ancora non avevo idea di che cosa fosse. L'ho scoperto molto più in là nel tempo. E comunque ancora non facevo parte di una comunità, di una community, perché nella maggior parte delle città più grandi d'Italia esiste una community BDSM, ci sono organizzazioni di eventi, appunto, come quelli di cui parlavo prima. In generale, quello per me è stata la svolta. Cioè, nel momento in cui sono entrata a far parte di una community BDSM, ho scoperto che le pratiche che a me interessavano non solo potevano essere coltivate privatamente, ma che esistevano ancora anche dei corsi, e in particolare appunto il bondage, che poi approfondendo è diventato, diciamo, il mio preferito, la mia Diciamo la pratica tua preferita. passione, esatto. Sì. Nello specifico, appunto, la declinazione del bondage giapponese, lo shibari. E poi esistono anche dei corsi di fruste, per esempio. E anche quella è un'altra cosa che all'epoca mi piaceva moltissimo, ma poi sono stata completamente assorbita dalle corde, non ne sono più Quindi, uscita. in tutti i sensi, che poi l'obiettivo è proprio quello, no? Cioè, con la tecnica dello Shibari, insomma, spiegaci poi bene come si svolge, chiaramente, è proprio quello di immobilizzare l'altro, in un certo senso, e dargli piacere attraverso l'immobilizzazione, giusto? Sì, l'immobilizzazione, la costrizione e la sofferenza che si prova nel caso soprattutto dello stile che faccio io, perché ci sono diversi stili. Quello che studio e che pratico io ha una quantità di sofferenza abbastanza elevata quando ci si spinge più avanti nella pratica, perché appunto si fa un percorso di apprendimento di livello crescente quando si diventa un po' più bravi, diciamo, ci si può dedicare più alla persona che alla tecnica. Allora si fanno delle sessioni, vengono chiamate così, in cui la componente della sofferenza è molto rilevante. Quello che però è fondamentale in questo, come in tutto il BDSM in generale, è il rapporto che si viene a creare tra le persone in gioco, cioè la parte di comunicazione. La parte di coinvolgimento emotivo, questo è quello che ricerchiamo. Ognuno poi lo ricerca con pratiche diverse, quello che le appassiona di più. Ovviamente il fisico, la parte fisica è altrettanto importante, e infatti, per quanto riguarda, per quello dicevo, la sofferenza, il dolore in sé sembra una sciocchezza, ma in realtà questo provoca nel corpo delle reazioni, nello sviluppo di alcuni ormoni che poi danno piacere effettivamente, come per esempio le endorfine, che sono forse quelle più famose, quelle più conosciute. Quindi nel caso proprio dello Shibari ci sono queste ondate di endorfine che sono molto soddisfacenti. Io che lo pratico e lo insegno da top, però ci gioco nel privato anche da bottom, ma so di cosa parlo da entrambe le parti. Certo, sai, sembra un po' una cavolata, però per esempio quando vi chiedono, no, come far aumentare anche il livello un po' di eccitazione, anche soprattutto per chi parte da un livello di eccitazione basso, magari in terapia mi chiede soprattutto per quanto riguarda o il rapporto a due sessuale oppure anche quando si fa autoerotismo, una cavolata che quando la dico tutti si mettono a ridere è mettersi i calzini, che sembra una stronzata, i calzini stretti, perché in realtà anche quella è un contenimento e da lì poi pompa maggiormente il sangue, quindi si alza il livello delle endorfine e quindi anche il piacere va ad aumentare, no?
Ma proprio perché introducevi queste due cose molto importanti che voglio approfondire. Uno è un po' il fatto della costrizione, secondo te, quali sono comunque le aree del corpo che possono dare maggior piacere essendo costrette, no? Soprattutto per chi magari pensa di avvicinarsi a questo mondo, però non sa se gli potrebbe piacere veramente, se non gli potrebbe piacere. Quindi qualche indicazione un po' in merito. E poi l'altra cosa molto importante è andare ad analizzare il rapporto che si crea, che secondo me è fondamentale. Assolutamente sì. Per quanto riguarda la costrizione, diciamo che non ragioniamo esattamente in questi termini, cioè non è che quando ci mettiamo alle gare pensiamo quale parte, perché in realtà è anche molto soggettivo, perché ci sono persone, per esempio, che preferiscono sentire la vita stretta, persone che invece non lo sopportano, quindi cioè, ci sono delle cose che sono molto soggettive. In generale, però, una cosa piuttosto comune è il fatto di avere le mani legate, cioè insomma, se puoi essere legato su tutto il corpo, ma se hai le mani slegate, non riesci, almeno personalmente, per la mia esperienza, poi per carità, è un fatto di avere le mani libere, anche se hai i piedi legati, ti sembra ancora di avere una possibilità di azione, per cui se ci sono le mani libere è facile distrarsi. E infatti è la prima cosa che leghiamo di solito, almeno nel nostro stile, è proprio la primissima cosa. E le legature da cui cominciamo la sessione, appunto, coinvolgono le mani, le braccia e il torso. Quindi abbiamo questa posizione che si chiama gote, che lega le mani dietro la schiena e comprende anche il torso. E questo già inizia a dare una bella dose di compressione sul torso, quindi a volte può implicare anche la respirazione a seconda delle posizioni che si assumono. E quindi può essere. Cioè, ho letto un commento che è anche Così. figurativo, anche figuratamente molto simbolico avere le mani legate. Sì, è proprio quello. Esatto, no? E psicologicamente poi va a richiamare anche diciamo, l'impossibilità di sfuggire, di muoversi e quindi anche il rapporto che è molto eccitante con la dominazione e la sottomissione, che poi fondamentalmente è determinante. Già in realtà in tutti i rapporti sessuali andiamo poi a fare un gioco di potere, no? Ma poi nel BDSM chiaramente c'è molto più questo aspetto. Sì, sicuramente. E poi comunque ognuno poi diciamo, interpreta questa dominazione e sottomissione un po' come vuole, cioè può essere anche un prendersi cura e lasciare che qualcun altro si prenda cura, oppure farsi carico. Agire, appunto, essere agiti, di chi è la responsabilità in quel momento? In realtà, se, non so se ne verrà fuori, ma la responsabilità è comunque sempre di entrambe, però Certo. almeno figuratamente, cioè in maniera concettuale, se io sono legata, penso, viene spontaneo pensare che la persona che mi sta legando si sta prendendo cura di me e io sono in quel momento libera dal. Sì, di abbandonarmi in un certo senso, no? Sì, Anche. assolutamente sì. Poi è chiaro che comunque invece questo sarà un altro grosso capitolo, immagino, di stasera, la responsabilità da parte di entrambi, perché comunque il rapporto in generale è da parte di entrambi, cioè è importante che la persona che leghiamo si lasci andare e quindi è importante che senta che noi siamo in charge in quel momento, cioè noi effettivamente siamo consapevoli di quello che stiamo facendo, siamo sicuri e trasmettiamo questa sicurezza alla persona che si lascia andare completamente, tanto poi appunto da arrivare a fare quelle sessioni di cui parlavamo prima, in cui la sofferenza ha un carico molto importante e questo implica una fiducia totale da parte di entrambe le parti, perché io che vengo legato mi devo fidare perché devo essere sicura che la persona che sta legando sa che cosa sta facendo, Certo. mentre io che leggo devo fidarmi del fatto che la persona che sta dentro le corde, se per caso non dovesse stare bene, dovesse avere qualche problema o semplicemente quello che sto facendo non le piace, deve essere in grado di dirmelo. Certo, rispetto a questo poi c'è una
Poi ritorniamo un attimo sul rapporto, che secondo me è la cosa più importante, no? E anche sulla Sì. responsabilità. Ma rispetto a questo ci sono delle regole che vengono stabilite sin dall'inizio, come dicevi, no? E sono, diciamo, diverse per ogni, chiamiamole coppia, per ogni, insomma, tipo di rapporto che si crea, o di base ce ne sono alcune che sono universali? Allora, ce ne sono alcune che sono universali, che sono i protocolli di sicurezza. Non è detto che tutti debbano per forza uniformarsi a questi protocolli, però esistono, è bene che si sappia che esistono perché per me è importante parlarne, perché nonostante io non mi metta lì a scrivere il contratto, come invece in molti film viene visto, viene Visto. mostrato. Sì. Ci sono e parlano tutti di consenso ed è questa la cosa fondamentale per me. Sin dal primissimo protocollo di sicurezza che è stato stipulato, e sembra quasi ridicolo dirlo, ma sono usciti articoli in cui queste persone che facevano parte della comunità gay leader americana tra gli anni 70 e 80 hanno sentito di dover mettere per iscritto che cos'è questo protocollo di sicurezza, che all'epoca appunto il primo che è venuto fuori era l'SSC, sano, sicuro e consensuale, quindi le persone che stanno partecipando al gioco hanno dato il loro consenso. Le persone che stanno partecipando al gioco non hanno intenzione di ledere né psicologicamente né fisicamente in maniera grave, diciamo, in maniera importante, la persona alle altre che stanno partecipando al gioco. E quindi questo è il primo ed è anche quello più conosciuto, anche nel nostro ambiente, quello sicuramente più conosciuto. Da lì in poi in realtà se ne sono sviluppati altri. Adesso non è inutile entrare proprio nel dettaglio perché diventa lungo ed è veramente anche poco fruttuoso. La cosa importante da dire è invece che una volta che appunto il consenso è dato per scontato, deve esserci, non può non esserci. A prescindere da questo, si è spostata sempre di più l'attenzione dalla responsabilità della figura del top, quindi la persona dominante, a una compartecipazione, scusate, della responsabilità, tra top e bottom, per Certo. cui non solo il top ha la responsabilità del bottom, ma il bottom ha la responsabilità per se stesso. È un'altra cosa che alle volte sembra sciocca, ma è sempre bene ribadire: anche il top può dire di no, anche il top può decidere di terminare la sessione o di non farla cominciare neanche, perché comunque gli aspetti sia fisici che psicologici, emotivi delle persone in gioco sono fondamentali da entrambe le parti. E io posso dirti da top che non ho voglia di giocare, o perché non ho voglia di giocare con te, o perché non ho voglia di giocare in quel momento, o perché appunto magari ho avuto una giornata pesante e magari mi rendo conto che se io giocassi in questo momento potrei metterti a rischio, per cui non è il Certo. caso. Purtroppo alle volte si pensa che soltanto che il top, siccome ha in mano le redini della situazione, si è in qualche modo obbligato a dire sempre di sì in qualunque momento. Invece è fondamentale appunto capire che il consenso e la revoca del consenso può funzionare da entrambe le parti ed è fondamentale che da entrambe le parti ne siamo consapevoli. Quindi Sì, questo, diciamo, queste sono le basi le su basi, cui certo. fondare tutti i rapporti. Poi diciamo il consenso è fondamentale, no? Come dicevi prima, in questo tipo di rapporto, tanto che anche a livello psicologico è tutto basato sulla la scelta del consenso, fondamentalmente. No, poi il rapporto che si costruisce è fondamentalmente una scelta di consenso che è, secondo me, è un rapporto di intimità molto profonda, perché comunque c'è tutto quell'aspetto di abbandono, di fiducia, di gioco e di complicità che magari in un rapporto sessuale classico, diciamo, chiamiamolo così, si va cercando, ma non è detto che si strutturi. Sì, infatti la grossissima differenza è il motivo per cui io parlo spesso di BDSM anche con persone che non sono realmente interessate alle pratiche, è proprio questo, cioè il fatto che nel BDSM, siccome le cose sembrano tanto più complicate, si è più portati a dare una struttura.
E questo ci permette, non, cioè, in realtà sembra una limitazione, ma in realtà secondo me in questa limitazione si trova la maggiore libertà. Intanto perché il consenso vuol dire sentire insieme, quindi avere lo stesso sentire. Quando noi chiediamo il consenso a una persona, non le stiamo chiedendo semplicemente di dire sì o no, ma le stiamo chiedendo se ha i nostri stessi desideri, i nostri stessi obiettivi, e quindi ha un significato. Cioè, diamo il significato che hanno le parole, è una parola bellissima, consenso, a prescindere dal fatto che adesso viene anche utilizzata in maniera esagerata alle volte in alcuni contesti. Però se teniamo in considerazione invece quello che significa realmente, soprattutto in questo ambiente, ma in realtà in tutte le relazioni, sarebbe importante, è fondamentale comprendere di nuovo di cosa stiamo parlando. E poi altre cose importantissime, che appunto, siccome il BDSM si basa sicuramente sulla parte di psicologia, ma questa parte ha poi la sua manifestazione sul fisico, nella maggior parte dei casi, la ricerca della comunicazione con l'altro è un altro pilastro, un'altra cosa che dovrebbe essere un pilastro, perché ovviamente se sto interagendo con te in un modo un po' forte, diciamo, devo essere in grado di capire come stai tu fisicamente e come quello che io sto facendo interagisce con le tue emozioni. Quindi il canale della comunicazione è veramente importantissimo, per questo noi facciamo dei corsi appositi sulla comunicazione non verbale, per permettere alle persone di svilupparlo, perché purtroppo non siamo più abituati ad avere a che fare con il corpo delle altre persone. Non ci tocchiamo più, in questo periodo ancora di meno, ma in generale non ci tocchiamo più. Noi smettiamo di avere a che fare con il corpo delle altre persone quando siamo piccoli. Da bambini andiamo in braccio, oppure tra bambini si gioca, ma anche ci si spinge o ci si abbraccia, è tutto molto più spontaneo. Crescendo, e anche qui probabilmente tu ne potrai parlare più ampiamente di me, perdiamo questa abitudine al corpo, e invece nel BDSM lo ritroviamo, lo sviluppiamo di nuovo. E alle volte questa può essere una cosa che sarebbe necessaria anche nelle relazioni non BDSM, nelle relazioni sentimentali, romantiche o anche solo sessuali, Certo. di persone che non per forza devono praticare BDSM. Io e il mio Certo. compagno ci siamo resi conto, infatti, negli anni, che il fatto che noi abbiamo iniziato a studiare a Shibari ha cambiato il nostro modo di vedere le persone, di parlare con loro, di interagire con loro, indipendentemente dal tipo di relazione, che fosse appunto sentimentale o amicale o di qualunque altro genere, perché il canale di comunicazione per noi è sempre Il aperto. corpo, Eh poi il sì. corpo principalmente, no? Perché dà una serie di segnali chiaramente che bisogna anche saper leggere in maniera chiara e approfondita. Quindi me l'hai proprio servita su un piatto d'argento, te la faccio questa domanda. Secondo te, quindi, la pratica dello Shibari come del BDSM può aiutare le persone a sentirsi libere, cioè a liberalizzarsi a livello di energia proprio, no? Un'energia sessuale, quindi a liberarla questa energia? Beh, sicuramente ci va la voglia di intraprendere questo percorso, perché di nuovo non è una cosa che può essere imposta dall'alto, ma sicuramente appunto chi ha voglia di cominciare o di curiosare, già con le prime esplorazioni si inizia ad avere una consapevolezza maggiore del proprio corpo, del corpo dell'altro e quindi anche dei propri desideri. E anche comunicare i propri desideri diventa fondamentale. E anche Sì. questa è una cosa. Possiamo prendere la BDSM e portare nella nostra vita quotidiana. Chiaro. Sì, che per poi il discorso fondamentalmente che spesso accade, o comunque questo diciamo forse un po' più nell'ambito femminile, ma adesso sta diventando meno fortunatamente, è la difficoltà ad esprimere i propri bisogni, i propri desideri, o ad esprimere proprio parole, suoni anche durante l'atto sessuale, no? Quindi riuscire ad avere una percezione maggiore del proprio corpo e delle proprie sensazioni ci permette di sentire di più e il sentire è legato al saper scegliere. Quindi se io sento, so scegliere, so cosa voglio, so che no, cosa non voglio, no? Se non sento, come faccio a dire se voglio una cosa o no, se mi piace o no? Quindi lavorare sul corpo più che appunto sulla parte di testa a cui siamo abituati tanto ormai è Sì. fondamentale.
Sì, infatti questa cosa dal mio punto di vista come attivista in generale, attivista femminista, è sbalorditivo quanto il BDSM ci porti a un'autodeterminazione senza pari, almeno per la mia esperienza, perché davvero, cioè, entrare in rapporto così stretto, così intimo con l'altro, vuol dire prima di tutto sapere che cosa vogliamo noi, che cosa desideriamo noi e quanto valiamo, chi siamo, che cosa vogliamo, tutta questa ricerca di sé, per me è la chiave, l'autodeterminazione. Senti, secondo te, mo faccio un po' l'avvocato del diavolo, come mai gira tutto questo pregiudizio legato al BDSM? Perché poi in realtà quello che noi stiamo cercando di fare stasera, ma stiamo cercando di dire in generale, è che spesso la visione del BDSM, così come dello Shibari, è errata, no? Perché comunque c'è una visione, diciamo, più legata ad aspetti patologici, quando non sono così. E quindi, come mai secondo te si crea questo pregiudizio dietro a questo mondo? Ma allora, intanto ci tengo a dire che io ne parlo sempre con un'accezione super positiva perché, per la mia esperienza, questo è ovvio che tutti noi e tutte noi, esattamente come nelle nostre relazioni romantiche non BDSM, alle volte abbiamo avuto delle delusioni, alle volte abbiamo avuto delle serate magari non andate a finire tanto bene. Certo. E questo ovviamente succede anche, cioè, succede anche qui, non è che è tutto perfetto, ovviamente. Purtroppo, secondo me, diciamo, questi pregiudizi vengono un po' dal fatto che, ovviamente, quando c'è sofferenza, si pensa subito che venga messa in atto della violenza. E questo è sicuramente una cosa molto pesante. Per esempio, una delle cose che vengono dette spesso è che io, da femminista, non dovrei praticare il BDSM perché il BDSM è violento. Il problema è che violenza, proprio dal dizionario, vuol dire andare contro la volontà di Contro qualcun altro. l'organo, esatto. Mentre nel BDSM il consenso sta alla base, quindi non può esserci violenza, per definizione. Però sicuramente questa cosa, almeno questa immagine dell'atto visto come violento fa tanto sui pregiudizi e poi ovviamente tutto quello che riguarda il cinema, la letteratura, tutto quello che parla di BDSM, tutto quello che io ho letto almeno finora è sempre sempre qualcosa di molto negativo, cioè il più famoso romanzo che ha il BDSM come in Come realtà tema non è, centrale. cioè, non è neanche il tema centrale, perché se fosse il tema centrale non ne parlerebbero così. Sì, Comunque, cioè, certo. non venite a dirmi che il personaggio a un certo punto guarisce, il protagonista guarisce perché la sua compagna gli fa vedere. Che cosa vuol dire avere l'amore, trovare l'amore, allora siccome trovi l'amore smetti di fare BDSM. No, quella era una persona che aveva subito degli abusi da piccola e poi se l'è portati dietro e non riusciva ad avere una relazione sana. Non c'entra niente con BDSM, non c'entra. E quindi se questo è quello che ci dicono i libri, se questo è quello che ci dicono i film, se ancora siamo convinti che quando parliamo di sadismo stiamo mettendo effettivamente in atto quello che raccontava De Sade nei suoi romanzi, che erano dei pamphlet ironici, parodici e satirici, non si può essere obiettivi nel Certo, giudizio. è chiaro, Si è sono chiaro. sicuramente deviati nel giudizio da quello che è, non solo, ma aggiungerò un'altra cosa, la pornografia. La pornografia che viene propinata sempre a livello mainstream, perché invece c'è anche dell'ottima pornografia BDSM, per fortuna, nella maggior parte dei casi però, quando una persona cerca pornografia BDSM, trova delle robe in cui l'abuso sta proprio all'ordine del giorno, perché ovviamente non è che si vede la parte di contrattazione, no, mai. Quindi. E quindi, come ti dicevo prima, l'atto
atto violento, l'atto che viene visto come violento, o parlare di BDSM come se le persone che lo praticano siano veramente persone che sono Violente, malate, o certo, o malate, esatto. non possiamo fare altro che renderci conto che l'ambiente mainstream, la cultura mainstream, questo ci fa vedere. E infatti, come dicevo a Claudia Scalda nella mia intervista a Rolling Stone, io preferirei che non si parlasse di BDSM a livello mainstream piuttosto che parlarne in questi termini. A Certo, è chiaro. parte che mi interessa che se ne parli, perché appunto adesso ne sto parlando con te, che sei una professionista nel campo della psicologia, quindi ci possiamo confrontare e sono sicura che le persone collegate sono le persone che sono realmente interessate all'argomento. Però in generale, che se ne parli a livello mainstream, oppure che il mio lavoro diventi un lavoro normale, non mi interessa. Non è questo. Quello che a me interessa è che le persone che vogliono avvicinarsi a questo mondo abbiamo gli strumenti per farlo, e chi invece non è interessato a praticare si renda conto che però abbiamo la nostra dignità, diciamo. E poi in realtà, come abbiamo detto prima, ci sono diversi strumenti che possiamo prendere dal BDSM e riportare alla nostra vita quotidiana. Queste sono le cose, questi sono i motivi per cui io accetto di parlarne in Sì, che pubblico. poi adesso mi facevi un po' venire in mente, no? Mi è capitato un po' di tempo fa di avere un paziente che è venuto proprio in terapia perché era preoccupato dal fatto che fosse interessato o comunque praticasse delle pratiche sadomasochiste, no? Quindi in Sì. qualche modo cercava di negare queste sue caratteristiche, questi suoi aspetti, e più li Certo. negava, più chiaramente entrava in sofferenza. Quindi, perché poi dalla società non vengono spesso accettati No, chiaro, in questi lo ambiti. sappiamo. Quindi, diciamo, in Esattamente. realtà la strada è cercare di dare un'idea delle pratiche BDSM non come qualcosa di patologico, ma di qualcosa che, appunto, se scelto, se desiderato, può portare degli effetti benefici a se stessi, ma anche alla relazione che si crea con l'altro. Assolutamente sì, infatti io sono molto contenta del fatto che sempre più spesso tra i miei studenti e le mie studentesse ci siano delle coppie che magari hanno per cercare di trovare. Mi sa che Eccoci di nuovo. ti sei un po'. Ecco, adesso, Non so chi ecco, c'era adesso sei bloccato. Quindi tornata, te ne eri un pochino andata. dicevo, mi sono accorta a un certo punto, mi sono tutto bloccato Oddio, e però che sto vabbè. dicendo adesso? No, dicevo, a proposito dell'intimità, sono contenta del fatto che tra i miei studenti e le mie studentesse ci siano sempre più spesso coppie di persone che magari, o perché hanno avuto figli, o perché hanno avuto dei cambiamenti nella loro vita, hanno bisogno di trovare un momento dedicato a loro e soltanto a loro, e allora decidono di intraprendere questo percorso per avere una nuova intimità insieme, o appunto di crearsi dei momenti, uno spazio soltanto loro. E questo mi sembra molto Sì, che poi importante. anche a livello psicologico, no? Questo che stai dicendo diventa quasi una sorta di momento trasgressivo segreto, no? Se ci pensi. Quindi è un collante importante perché poi alla fine i momenti di coppia segreti o comunque di trasgressione nella coppia, nella sessualità, li cerchiamo e quindi il fatto di autorizzarsi in questo senso stimola sicuramente il momento, il desiderio e l'eccitazione. Certo, sicuramente, perché infatti già l'idea del trasgredire è sempre interessante, è sempre allettante, e il fatto di farlo insieme sviluppa anche una complicità non da poco. Senti, dicono quindi Sembra molto interessante quello che bisogna sviluppa. provare per capire, dicono qua, leggo qualche commento scorrendo. Ma
Non solo bisognerebbe provare per capire, ma cambia sempre a seconda della persona con cui sei, del rapporto che c'è tra di voi e di appunto come vi è andata la giornata, semplicemente è sempre diverso. C'è la volta in cui magari hai voglia di fare corde perché hai voglia delle coccole, ci sono altre volte in cui invece hai voglia di lasciarti andare completamente. Altre volte hai voglia di emozioni più intense e quindi cambia sempre, cambia ogni volta, non è mai uguale. E anche per questo è super interessante in realtà, perché ogni volta Nuovo, scopri qualcosa di esatto. nuovo, anche se No, ma da anni. poi come dicevi prima, è l'autoreferenzialità, no? Nel senso si scoprono cose nuove personali, perché già se si riesce a sentire bene il proprio corpo, in generale si scoprono zone, movimenti o percezioni che non si erano mai immaginate, figurati in un contesto così dove vengono appositamente stimolate e quindi si vanno a scoprire magari delle sensazioni che pensavamo fossero, non so, magari per noi dolorose ipoteticamente, invece poi diventano fondamentalmente molto piacevoli e quindi. Cioè, lasciare anche una mente aperta, no? Rispetto a questo, a dire voglio sperimentare per capire anche fin dove mi posso spingere e fin dove mi voglio spingere anche a percepire il mio piacere, in un certo senso. Senti, chiedevano, adesso io scorro veloce perché vedo che vanno, e che ne pensiamo dei Money Slave? Io sospendo il giudizio perché sinceramente, mi è capitato che qualcuno mi abbia chiesto di fare da money mistress, ma mi sono sempre rifiutata non perché sia contraria alla pratica in sé, ma perché le persone che me l'hanno chiesto erano persone che avevano più bisogno di qualcuno con cui parlare, per cui mi è proprio capitato di dire: guarda, ci sono delle professioniste, dei professionisti che puoi pagare per avere attenzioni, per parlare dei tuoi problemi, non sono io la persona più indicata. Però questa è la mia esperienza personale. Conosco delle persone che invece hanno trovato dall'altra parte qualcuno con cui hanno instaurato anche un buon rapporto. Ci sono delle persone che conosco appunto che magari ricevono dei regali. Non essendoci passata io, ma poi in generale nel BDSM si dice my kink is not your kink and that's okay, cioè va bene uguale, cioè, fai tu, l'importante è che appunto non si faccia del male Esatto, all'altro. esatto. Quindi se esattamente come per il discorso del feticismo, io non lo capisco il feticismo, ma sono io, non è che dico che se c'è qualcuno che c'è il feticcio dei piedi o delle scarpe o dei capelli, è una cosa sbagliata. A queste persone non piaceranno le Chiaro, corde, probabilmente. chiaro. E va tutto bene, l'importante è non avere la volontà di Esatto, ledere sì, che poi all'altro. al discorso che facevi rispetto al money slave è un po' legato anche all'aspetto, cioè è legato soprattutto all'aspetto psicologico. A me, per esempio, è capitato di avere un paio di persone in terapia, appunto, che hanno lavorato su questo aspetto. È chiaro che anche lì è necessario sentire un'apertura e un'accoglienza da parte di chi li segue, perché poi diventa facile in un certo senso voler creare quel gioco, no? Anche con il professionista. Allora lì poi bisogna essere in grado di dare proprio di fare anche in quel caso un contratto ben specifico, perché poi lì dove abbiamo dei confini o delle regole ben chiare e non c'è appunto il desiderio di ledere all'altro, è chiaro che tutto viene ben strutturato, no? Qualora queste regole non ci sono, non vengono mantenute, allora lì può essere più rischioso. Assolutamente, sicuramente, cioè, si rischia proprio di perdere d'occhio la situazione. Quella è una cosa che purtroppo succede e che succede soprattutto alle persone che hanno poca esperienza e che magari hanno cominciato e si sono trovate subito davanti qualcuno che, approfittando della loro poca esperienza, ha detto: vieni qui che ti spiego io come funziona la situazione. E lì ovviamente viene meno la parte di consapevolezza.
quindi magari il consenso viene anche dato, ma non si capisce veramente bene a che cosa viene Esatto. dato. E quindi questo è uno dei casi in cui è facile perdere d'occhio che cosa sta Sì, succedendo. quindi anche in merito a questo, cioè al di là della relazione che dicevi appunto della coppia che poi fa delle pratiche, chiaramente chi come te insegna la tecnica dello Shibari deve, penso, prima di tutto conoscere anche la persona, no? Che viene a chiedere appunto di usufruire della tecnica in un certo senso, no? Penso che devi fare prima una conoscenza della persona. Ci sono diversi livelli, ci sono dei livelli molto, dei livelli di entrata molto facili, che sono quelli dei corsi, per esempio. Cioè, se una coppia viene a fare un corso, quando ovviamente era possibile farli, fatto corsi con più coppie, se magari è proprio un corso di introduzione al bondage, io non conosco le persone che stanno partecipando, però quelle di solito partecipano già in coppia. Quindi sono già tra di loro. Altre volte è capitato, ci sono delle persone che collaborano con me, che si prestano a fare da modello, da modelli quando facciamo i corsi, quando facciamo le lezioni, ma sono persone che non entrano direttamente in contatto con la persona con cui fanno il corso, a meno che non si trovino bene durante il corso, durante la lezione, e poi eventualmente rimangono, come è già successo in passato, rimangono amici, rimangono buoni rapporti e continuano a sentirsi anche successivamente. In generale, appunto, quando si tratta di corsi, non conosco le persone che partecipano, però se poi queste persone entrano a far parte del nostro gruppo, ovviamente più avanti andiamo, sia con la parte di tecnica, sia con la parte di magari sviluppo delle soft skill, quindi quando parliamo di comunicazione, quando parliamo di responsabilità, quando parliamo di consenso e non consent, e andiamo avanti, li conosciamo sempre meglio, sappiamo anche come porre loro l'argomento in maniera che sia di facile Certo. comprensione, e anche solo se gli interessa oppure non gli interessa, perché magari qualcuno non interessa neanche. Quando invece faccio le lezioni private, quindi vengono allo studio, ci mettiamo qui al bambù e facciamo le nostre lezioni. Allora, in quel caso, magari sì, prima facciamo una chiacchierata, ci sentiamo anche per telefono e cominciamo a capire. Comunque, le prime lezioni hanno sempre lo stesso programma per tutti, e di nuovo, o vieni in coppia o vieni e ti trovo io chi ti fa da modello, da modella, però sempre con le dovute. Diciamo, precauzioni quando non si conosce qualcuno, però ecco, diciamo che è una cosa molto graduale, perché tanto quando cominciamo facciamo delle cose super base, per cui non è necessario che ci sia tutta questa conoscenza, ma man mano che saliamo di intensità, diciamo, le persone che collaborano tra loro, cioè chi si lega, chi si fa legare, si conoscono sempre di più, si conoscono sempre meglio, se non sono già venuti in coppia sin dall'inizio, e li conosco meglio io. Quindi mi è anche capitato di rifiutare degli studenti, ovviamente, perché se vedo che non ho delle buone vibrazioni, vedo come si pongono. Una volta ci siamo proprio messi d'accordo con la mia modella e abbiamo detto ok. Arrivati alla metà della prima lezione, abbiamo detto adesso gli facciamo un discorso, vediamo come reagisce, capiamo se è il caso di dirgli di non tornare. E lei è stata d'accordo con me, quindi ecco, Sì, e magari poi appunto, nonostante avessimo già perché chiacchierato poi prima, ecco, adesso però poi quando dicendo incontri così una mi persona. facevi venire in mente, no? Comunque alla fine bisogna prestare molto, molto, molta attenzione perché in realtà poi non lo sai se magari ti può arrivare ipoteticamente una persona che tendenzialmente può avere di base sotto una tendenza autolesionista importante, no? Quindi sai, i suicidi bianchi, per esempio, no? Che accadono, esatto. Quindi lì bisogna prestare veramente molta attenzione a chi è dall'altra parte e cosa ti sta realmente chiedendo. Questo è il motivo per cui io non gioco con persone che non conosco, perché un conto è una persona che fa che pratica il BDSM, che frequenta gli aperitivi, che frequenta le feste, ha modo di parlare, di chiacchierare, di conoscere la persona prima di giocarci. A me scrivono tante persone per chiedermi di giocare.
insieme senza conoscerci, senza esserci Mm-hmm. mai incontrati prima. E io nella maggior parte dei casi dico di no, proprio perché se non ti conosco prima, non posso sapere, cioè, proprio mi preoccupa il fatto di trovare dall'altra parte una persona che possa sviluppare anche solo, tra virgolette, una dipendenza Certo, affettiva. chiaro. Perché appunto molto spesso capita che ti vengano a cercare perché poi sono delle persone che hanno bisogno di attenzione, hanno bisogno di e vogliono sperimentare queste cose, magari Sì, che utilizzano vedono questa modalità che perché è più facile e se, immediata, chiaramente, no? Piuttosto sì, che lavorarci. perché ti propongono una cosa che ti interessa, che sanno che ti può interessare. E allora io preferisco sempre prima conoscere le persone, prima di giocarci, preferisco incontrarle prima. Sì, proprio anche per il È discorso che capitato solo una dicevi volta di prima, trovare no? Sì, anche. Sì, fiducia reciproca. Mi è capitato solo una volta di giocare con una persona che non avevo mai visto prima, ma comunque era amico di altri miei amici e quindi comunque sapevo più o meno chi era, chi frequentava, di che giro faceva parte, e quindi in quel caso non mi sono preoccupata, però è raro che accada. Per quanto riguarda le lezioni, di nuovo, appunto, intanto cerco di parlarci prima per le lezioni private, che cioè, ci dedichiamo un po' di tempo in più, però può sempre capitare. Un conto è quando conosci una persona via mail o via chat o per telefono, un conto è quando te la trovi davanti. Però devo dire che per fortuna, appunto, mi è capitato solo una volta di interrompere la lezione, Quindi ma vuol dire che cioè, hai riconosciuto, insomma, le situazioni, diciamo, chiamiamole pericolose, tra virgolette. Senti, leggo un po' di domande perché vedo che stanno arrivando, quindi così, aspetta, qualcosa mi sono sicuramente persa. Cosa ne pensiamo della castità mediante cintura applicata e quanto può essere tenuta? ah, sinceramente, quanto può essere tenuta, non lo so, ma perché non la pratico, ma mi informerò perché effettivamente è una lacuna grave, però sicuramente bisogna ricordarsi di Che fa male. mantenere Sì, l'igiene. quello e poi comunque come dicevi prima, Questo anche prima di fondamentale. mettere a rischio la propria vita, no? La propria salute che fondamentalmente è importante, no? Quindi Certo. va bene cercare il livello del piacere chiaramente anche con le costrizioni, però poi tenere presente che la Mantenendo benessere, dei la limiti. salute, ok. Cioè, il buon senso deve sempre essere la regola fondamentale in Esatto. tutti i casi. Ovviamente per quanto riguarda le cinture di castità, cioè, è importante la taglia perché non sia troppo costrittiva ed è importante ricordarsi comunque di mantenere la propria igiene perché dipende poi dal tipo di gabbia, ce cioè sono alcune che sono metalliche, restano aperte, quindi si può comunque pulire, ce cioè sono altre che invece. Ecco, Vabbè, quindi. questo abbiamo risposto, le coppie sposate partecipano a queste tecniche, assolutamente sì. Dicono, per me con la castità si può comandare meglio lo slave. Dipende da che tipo di dominazione fai. Io appunto non l'ho mai usata, ma questo non mi ha mai impedito di avere delle ottime relazioni di essere. Dipende qual è il fulcro della tua dominazione, che tipo di dominante sei. Se ti piace giocare sulla dominazione sessuale, allora può essere un ottimo strumento. Ok, Non è tutto, si incentri su va quello, bene, però è. tranquillizzo, la diretta sarà salvata, andrà sul canale IGTV e sul canale YouTube, quindi tranquilli, la diretta è salvata. Chiedono anche da che base partite, non so a cosa si faccia riferimento, forse a quello che spiegavi prima dei corsi, probabilmente. Se parliamo appunto dei corsi, noi partiamo da zero, cioè anzi, addirittura noi abbiamo un corso sulla comunicazione non verbale che è senza corde, quindi si può partecipare anche a quello se uno vuole cominciare a capire, anche solo a conoscere noi, anche solo a capire qual è la nostra filosofia, si può cominciare senza corde.
abbiamo questo ciclo di tre corsi che si chiama Body Language, cioè lo zero, che è quello senza corde, l'uno, che è per chi non ha mai preso una corda in mano, e il due, che è per chi ha fatto almeno l'uno. E sono di difficoltà crescenti e anche con un livello di intimità con l'altra persona crescente, anche perché poi c'è tutta la fiducia che inizia a svilupparsi man mano anche in questo campo, perché poi non è detto che una coppia, perché arriva già in coppia, riesca a entrare nel rapporto. Infatti, tra l'altro, nei nostri corsi c'è anche la possibilità, in questa serie di incontri, di cambiare ruolo, Certo. in modo che arriva una coppia e magari è la prima volta che sperimenta questa cosa, ha la possibilità anche di capire in quale Preferisce ruolo corsi, certo. è per Chiaro, chiaro. interagire. È un'attività, non è obbligatorio, ma è una possibilità. Ed è una possibilità che finora tutti Sì, hanno perché poi esplorato, cioè non paradossalmente c'è magari stato si nessuno. parte con l'idea, no? Si parte con l'idea che a me piace. Che ne so, essere dominante e poi invece mi rendo conto che nel rapporto preferisco la dominazione. Quindi, in un certo senso, sperimentare entrambe le parti aiuta sempre quel percorso di autoconsapevolezza di cui parlavamo prima. Assolutamente, ci sono anche persone che, per esempio, nelle corde preferiscono giocare da bottom, mentre con altre pratiche preferiscono giocare da top. Quindi è anche possibile che una coppia arrivi e dicono: ah, vogliamo provare tutte e due, oppure lui dica: io sono più tendente per il top e lei sono più tendente per il bottom, e invece poi o si scambiano i ruoli o entrambe continuano a studiare Entrambi, perché gli piace certo. i ruoli. Io e il mio compagno switchiamo, quindi io e lui ci scambiamo di ruolo, sia nelle corde che nelle altre pratiche, però essendo le corde la Intenzione. nostra pratica preferita. Sì. E poi appunto il body language soprattutto, lui partecipa spesso alle mie lezioni, però proprio il body language, questa serie di tre incontri l'abbiamo studiata insieme, l'abbiamo scritta insieme, l'abbiamo preparata insieme e la facciamo anche, la teniamo anche insieme. E quindi noi switchiamo anche all'interno del Ok. corso. Sono dei corsi proprio di livello super base, per cui non ci sono tecniche particolari, difficili, complicate. Sono delle cose che appunto servono per giocare, cioè l'obiettivo è imparare a giocare in sicurezza e nell'intimità. Poi chi vuole approfondire fa le lezioni private oppure fare i corsi di Shibari in cui insegniamo la tecnica, ci concentriamo un po' di più sulla tecnica. Essendo lui partecipe insieme a me di questi seminari qui, proprio fa autore insieme a me di questi seminari. Le coppie ci Certo. vedono cambiare di ruolo e quindi magari anche questo gli Si stimola invoglia, anche perché a non fare credo lo che non ci stesso, sia nessuno. chiaramente, no? Sì, li stimola Provare. a provare e credo che non ci sia nessun'altra coppia che switchi durante le Ok. lezioni, almeno Senti, Alice, non so hanno se Instagram ci spegne tra poco. Io vado avanti. Se non ci doveste spegnere, siamo fortunate, se no ci ricolleghiamo un attimo per salutare, insomma. Ok, allora Va mi bene. chiedono se viene incluso anche il rapporto sessuale nelle pratiche o si gioca e basta. Beh, questo è molto soggettivo, dipende dalla coppia. Ovviamente il BDSM in generale viene inteso come gioco erotico, ma non è obbligatorio. Io pratico con diverse mie amiche, senza avere per forza un risvolto sessuale. Con altre persone, magari dipende da come va la serata. Quindi per me è molto soggettivo. Ci sono persone che dicono: io assolutamente non legherei mai, non farei mai sessione con una persona che non mi attira a livello sessuale, che non mi eccita. Per me la parte importante è la parte di intimità, di rapporto che si crea, di fiducia, appunto, come abbiamo detto, di cura. Non è necessario che ci sia anche la parte erotica, però sicuramente è molto intimo, quindi non mi verrebbe mai da fare queste cose con persone con cui non mi sento Ok. in intimità. Ci sono anche altre persone che invece praticano per scopi sessuali e non hanno questo livello di intimità con le persone, di intimità
cioè già esistente, con le persone con cui entro in relazione, quindi è molto Sì, soggettivo. che poi adesso sempre mentre parli, vedi, mi vengono in mente le cose, no? Un po' un discorso anche di eccitazione e in un certo senso soddisfazione sessuale quasi immediata, no? Che si può andare a ricercare. Un altro discorso è invece il desiderio che viene innalzato, no? Attraverso le pratiche. Quindi il livello del desiderio va in crescita, cresce, cresce, cresce. Alla fine, crescendo il livello del desiderio, cresce anche il livello del piacere. Perché il desiderio fa crescere questo livello, mentre l'eccitazione, diciamo, è una soddisfazione più immediata che si ricerca, il desiderio può andare avanti per tantissimo tempo. Sì, sicuramente. Cioè, è capitato di sentire questa cosa anche sulla mia pelle, proprio, soprattutto quando magari siamo in relazione a distanza, oppure hai dei partner che vivono in un'altra città, oppure capita un isolamento, un Esatto. lockdown, non puoi vedere le persone per mesi, e allora poi appena ci si rivede, liberi tutti, è tutto. Infatti questo lockdown, cioè, ha avuto anche degli sforzi piacevoli in questo senso, sicuramente inaspettati. Sì, assolutamente. Io ho delle play partner a Milano, mi viene in mente una in particolare che magari non ci vediamo per qualche mese e poi quando giochiamo morte, cioè, senza aver bisogno neanche di arrivare a livello sessuale, cioè, solo per il fatto che siamo vicine, cominciamo a tremare tutti e due, proprio perché era cresciuto talmente tanto la Certo. voglia di stare insieme e di fare cose insieme che Non devi già appena bisogno poi di arriviamo. fare chissà che, perché già in qualche modo la parte, diciamo, cerebrale è stata stimolata, no? Quindi esatto, Soddisfatta? esatto. Sì, Allora, assolutamente. aspetta che leggo. Coppia con vanilla, possibile o alla lunga rischia di far sentire la mancanza? Ma coppia con vanilla, per chi non sa di che cosa stiamo parlando, credo si intenda. Se io sono una persona che pratica il BDSM e a un certo punto entro in una coppia, immagino monogama, con una persona che non pratica il BDSM, perché vanilla vuol dire che non pratica il BDSM, ne se sentirò poi la mancanza della pratica BDSM, anche qui. È soggettivo. A me è capitato di avere delle relazioni monogame molto lunghe con delle persone che non praticavano il BDSM, ma non ho avuto il bisogno di ricercarlo. Però è anche vero che in quel momento la mia vita non era quella di oggi. Cioè, io adesso faccio questo nella mia vita, il mio compagno condivide con me questa passione, tutti i nostri amici e le nostre amiche o praticano o sanno che cosa facciamo e quindi fanno parte in qualche modo del nostro mondo. E pensarmi oggi in una vita in cui non ho questo vorrebbe dire non essere me stessa. Esatto. Non, io, anche perché mi auguro di rimanere tutta la vita con il mio compagno, ma dovesse mai succedere che decido di cambiare completamente. Deve essere successo veramente qualcosa di grosso nella mia vita per farmi decidere di lasciare questa situazione, questo mondo, che è il mio mondo, il mio stesso nome, Alizia. Sembra, qualcuno mi ha detto, ah, un nome un po' presuntuoso perché vuol dire verità in greco moderno. In realtà io intendevo la verità su di me. Certo. Cioè, il mio nome vuol dire che io sono così. Che io sono questo. Sì, è un po' quello che... C'è il mio compagno che mi ha scritto lì. E il mio compagno ha scritto: Alizia risponde alla domanda sulla Safeword, se no litigo. Aspetta, che l'ho persa. Qualcuno ha scritto Safeword anche qui, immagino. E noi stiamo parlando d'altro. Allora il mio compagno ha scritto: se rispondi, no litigo. Allora. Sì, mo glielo spiego, ok. La safe word io non la uso, a meno che non mi venga richiesto. E adesso vi spiego anche perché, perché così sembro pazza. Allora, la safe word
Cioè, che cos'è di nuovo? Per chi non lo sapesse, nel momento in cui si pratica, a un certo punto, per dire basta, per dire non ci voglio più stare dentro o sento troppo dolore, molte persone usano la safe word. Può essere usata, classicamente viene usata anche una safe Mezzo. word di mezzo, cioè per esempio verde, giallo, rosso. Verde va tutto bene, giallo siamo lì lì. Rosso, basta. Perché io non uso la safe word? Perché molte persone da bottom non sono in grado di dire la safe word. O perché non si rendono conto di come stanno in quel momento, perché magari hanno talmente tante ondate di Eh endorfine sì, chiaro che anche che diciamo, il momento di il cervello comunque di consapevolezza non è veramente presente, no? In un certo senso. Esattamente. Magari per il momento non sono al 100% consapevoli di quello che sto succedendo, per cui lo stimolo che ricevono è piacere, ma magari fisicamente, non so, ci sono delle lesioni e magari in quel momento, ovviamente non con le corde le lesioni no, però magari con le fruste o con altri giochi, magari io da top decido Okay. che è troppo. Quindi decido io di interrompere il gioco. Altre volte ci sono persone che non vogliono dire la safe word perché hanno paura di deludere il top, perché hanno paura di dimostrare quella che secondo loro è una debolezza, e quindi semplicemente non la dicono. La persona che ha posto la domanda dice: uno come fa a Esatto. dire stop secondo te? Basta dire no. Basta dire no, basta dire basta, basta dire non sto bene, non è necessario utilizzare una safe word perché magari in quel momento non ti viene neanche in mente, dipende da Quello quanto sì, sei certo, chiaro, il gioco, esatto. colto. Io non dico che non si debba usare, il 90% delle persone probabilmente la utilizza, immagino. Io la uso soltanto se qualcuno mi chiede di usarla, perché dal mio punto di vista non è vero che è rischioso non usarla, dipende tutto dal livello di consapevolezza che hanno le persone in gioco e dipende dal rapporto che hai con la persona con cui stai giocando. E siccome io gioco soltanto con persone che conosco piuttosto bene, non mi serve la safe word. Anzi, so che alcuni di loro la safe word non la dicono. Appositamente, diciamo, lo sai Quindi appositamente, non la diranno. lo so già dalla dinamica, lo so perché l'ho visto giocare in altri casi. Ci sono alcuni tipi di gioco in cui no o basta, in realtà non vogliono dire veramente no o basta. Per esempio il rape play, cioè, che è un gioco che io non faccio, però per esempio ci sono delle persone che quando dicono no, in realtà Vogliono in realtà che si vada un pochino, invece in realtà a insistere, no? Da quel punto di vista. magari un Esatto. filo in più anche. Ma quella è la dinamica di gioco. Quella dinamica di gioco prevede quella cosa. Allora, in quel caso, magari chi preferisce fare questi giochi. Allora, magari sì, usate una parola che sia slegata dal contesto, così si può capire. Però in generale, per quanto io dica ai novizi, usate la safe word, se non conoscete la persona con cui state giocando, stabilitela, poi magari non vi capiterà mai di dirla. Io preferisco non utilizzarla perché mi è capitato, e mi è capitato che una ragazza che stavo legando a un certo punto ha avuto un calo di pressione. Come faceva a dirmi la safe Certo, word? è chiaro. Io dietro di lei, siccome abbiamo comunque dei Certo. modi per dirci come non, c'è qualcosa che non va. Comunque, in quel caso semplicemente io mi sono accorta che lei non aveva la stessa reattività che avevo di solito e mi sono fermata. Certo, ma lì poi
Ritorna lei mi ha quello che detto. dicevi prima, no? La consapevolezza di chi fa, di chi agisce, no? Sì, ma lei mi ha detto che non mi era mai successo di avere un calo di pressione, quindi quando ho cominciato, era estate, faceva caldo, non mi era mai capitato di avere un calo di pressione nelle corde. Quando ho cominciato a sentirmi un po' più debole, non pensavo, anche perché stavamo giocando a terra, non era neanche in sospensione. Non pensavo che poi mi sarei sentita, ma non è svenuta. Proprio a un certo punto era molle. Era proprio. E quindi, cioè, se io non me ne fossi accorta, lei in nessun modo mi avrebbe detto niente. Bene, E quindi hai evitato il non mi litigio fido. allora questa perché l'hai spiegato. Se no, dicevi che litigava. Sì, nel frattempo è arrivata. Ho visto un po' di gente qua della Femi entrata e sono tutti contenti, ragazzi. No, cioè, non è che dicono usatela, però ecco, non può essere l'unico criterio di Certo. salvezza. Senti, chiedono se fate questi giochi a sé stanti o sono un preliminare, tra virgolette, per il rapporto sessuale. Può essere un preliminare, può essere una cosa a parte, come abbiamo detto prima, non è obbligatorio. Tra l'altro, appunto, la sessualità non è che per forza debba essere penetrativa, quindi possono esserci dei giochi anche molto sessuali senza sesso penetrativo. Un preliminare può rimanere preliminare senza che ci sia Esatto. nulla dopo. Oppure, come dicevi tu prima, magari può essere utilizzato per accrescere il desiderio di volta in volta. Quindi sicuramente è una cosa molto intima, sicuramente è una cosa erotica. Si può mettere della musica? A me piace molto la Questo musica organistica antica, chiedono. si può mettere tutta la musica che si preferisce. Io ho sempre fatto BDSM senza musica, tranne i parti in cui la musica è quella che decide il DJ. Poi mi è capitato prima del lockdown di fare una performance a Milano e la proprietaria del locale ha messo Björk e poi da lì metto sempre Certo. Björk, cioè, è diventata la mia preferita, la metto sempre. Però che ne so, una volta era domenica mattina, ci siamo appena svegliati e ho messo David Bowie, cioè ognuno mette la musica che vuole. Esatto. Senti, qualche dritta sul self bondage per chi sta cercando di imparare lo shibari lockdown. Dunque, questo è difficile. Intanto, self bondage, se intendiamo semplicemente legarsi per ripassare le legature, è un conto. Se invece parliamo di autosospensioni e cose di questo tipo, è un altro conto. Perché io in generale sconsiglio assolutamente di seguire i tutorial online. Perché quando fai tutorial online devi beccare intanto la spiegazione giusta con la tecnica fatta bene ed è molto difficile, soprattutto trovarli gratuitamente. E soprattutto, ancora di più, anche se trovi dei tutorial ben fatti, non ti puoi rendere conto della tensione che stai mettendo nelle corde. Per cui se una persona ha già preso lezioni e ha già visto come si fa, che cosa vuol dire mettere la tensione nelle corde, quanto strette devono essere le corde, allora anche un tutorial per vedere qualcosa di diverso, giusto per fare girare le corde, mentre si aspetta di ricominciare la vita normale, assolutamente ok. Se invece non si è mai fatto. Non si sono mai fatte lezioni prima, insomma, cioè, magari sì, magari prima provate su voi stessi, però sempre cose semplici, per favore, non fate Esatto. cose complicate se non le avete viste dal vivo, se qualcuno non vi ha spiegato quali sono le implicazioni sul fisico dell'altra persona. In generale, tutorial in italiano sulle cose basi, per esempio, c'è Andrea la quarta corda che li fa, sono realizzati bene, nel senso che proprio si vedono bene le legature, si vedono bene i passaggi e lui spiega molto bene.
nuovo, però un'altra cosa ancora, sappiate anche che ci sono tanti tipi diversi di shibari e di bondage, ci sono tante tecniche diverse, quindi non è detto che quello che imparate online, se poi andate a un corso, lo Certo. ritroverete. Prendete sempre con le pinze i tutorial. Se avete già studiato in precedenza e vi serve solo così, appunto, mantenere le dita in allenamento, ok, altrimenti se cercate di selezionare accuratamente e fate solo cose semplici. Bene, io sto scorrendo perché poi tra l'altro è iniziato anche un dialogo tra di loro, quindi si stanno scrivendo botta e C'è un risposta. battibecco. Allora, aspetta, che vedo se c'è. Il consenso si può sempre revocare in qualsiasi momento, non è una domanda che c'è, però è esatto, ok. Qualcuno, io, siccome è la quarta, terza, quarta volta che lo dice, vorrebbe fare un bonifico ad entrambe. Quindi, oh, se vuole. Hai i nostri contatti Instagram, quindi che ci scriva in privato. Ok, allora aspetta. Magari ci dimostrano che i money save possono essere una cosa vera, una cosa seria. Aspetta, che continua a scorrere. Vabbè, chiedono cosa ne pensi di 50 sfumature, ma l'hai già detto, quindi non te lo faccio ripetere. Guarda, veramente, è un abominio, non è BDSM quello, è un abominio. Le persone che hanno bisogno di aiuto devono andare dagli psicologi, non a fare Oh, BDSM. scusa, anche questa l'ho letta più volte. Jenny, se hai bisogno di un confronto con me, scrivimi in direct su Instagram, in modo che così poi ne possiamo parlare. E aspetta, che vado avanti, perché qua hanno. Oh, ok. No, va bene. Il resto sono stati, diciamo, battibecchi tra di loro. Quindi si sono animati. Dobbiamo dire che il tema a questo punto ha animato il confronto. Bene, bene, insomma, ci fa sempre piacere, il confronto è sempre costruttivo. Semenawa, sempre. A me piace Semenawa, a me piace la corta di sofferenza, mi piace perché mi piacciono le botte di endorfine, mi piace vedere le mie modelle, i miei modelli, il mio partner che perdono un po', che girano gli occhi all'indietro, che se la stanno godendo al massimo, e quindi a me piace molto Semenawa, assolutamente. Non che il resto non sia valido di Beh, è nuovo, chiaro però che per partiamo da me, un'esperienza come personale, no? d'altronde. Chiaramente. Sì, certo, come poi si vede anche dalle legature che faccio sul mio profilo Instagram, le mie foto Proposito di parlano. questo, TikTok è stato riattivato oppure sei ancora? Il canale TikTok è stato Ok. riattivato e adesso vediamo un po' che sono in contatto con un paio di persone che mi hanno scritto per fare dei duetti, per fare qualcosa così. Vorrei continuare a mettere i miei video di sospensioni, però ho Bannalo, paura che bannalo. me lo facciano fuori. Sì, che poi sono tutte relazioni di persone quelle, non Sì, no, no, è è chiaro. TikTok di per sé, Qualcuno cioè che qualcuno. guarda il video e fa la segnalazione, quindi poi loro sono automaticamente obbligati a fare un blocco, diciamo, in qualche modo. Senti, un libro su Sì. BDSM, chiedono. Allora, sul mio sito c'è proprio un articolo che si chiama 5 libri per chi vuole avvicinarsi al BDSM in generale. Diciamo che il libro su BDSM che è stato scritto e più completo sulle varie pratiche è quello di Izad. Lo prendi? Adesso un Vai, vai. attimo, ce l'ho qua in libreria. Vai, vai. Io nel frattempo poi controllo se ho qualche altra domanda che non ti ho fatto, eh. Allora, questo qui si chiama proprio BDSM, Guida per esploratori dell'erotismo estremo, ed è un tomo. Comunque, come qualcun altro dice, c'è un articolo a proposito sul mio blog, in realtà io non sono super appassionata di questo libro perché appunto fa un elenco delle varie pratiche, è buona.
Quello che invece mi piace molto di più ed è molto più alla portata di tutti si chiama Non smettere mai di giocare ed è di Fabrizio Quattrini, che è un sessuologo di fama nazionale ormai. Io ho avuto la fortuna di conoscerlo quando ancora non era così celebre, perché adesso è difficile uscirci a parlare, invece all'epoca quando venivo a Torino lo vedevo più spesso. Ed è un libro super carino che consiglio veramente alle coppie o anche singoli che hanno voglia di mettersi un po' in gioco per fare qualcosa di diverso, non per forza entrare nel mondo del BDSM, ma anche solo trovare qualcosa di diverso. Sempre di Fabrizio Quattrini c'è invece un altro libro bellissimo, molto più tecnico, che si chiama Parafilia e Devianza, che parla del BDSM e in generale di che cos'è una preferenza sessuale. Fabrizio Quattrini, leggo che mi chiedono Fabrizio come. Perché, come abbiamo detto prima, magari il Sì, BDSM insomma, viene la un po' visto patologia. come ancora una Esatto. perversione, una patologia, e invece quel libro spiega Esattamente, sì, per filo e per segno, quindi è vero. sì, Bene. quello è Allora, io sicuramente guardo le domande, ma da leggere. penso che alla fine è un po' uscito fuori tutto, Alicia, quello che ti volevo chiedere. Poi ormai ti abbiamo sdrenato perché stiamo andando avanti da un'ora e mezza. Quindi, sorella, ormai io non ce la faccio più. Adesso tutte le persone che mi hanno chiesto il link alla diretta si Un'ora e dovranno mezza, guardare cioè un'ora e Matteo, mezza di diretta. gli tocca. Va bene, senti, io spero, cioè, che abbiamo raggiunto un po' l'obiettivo, che era quello comunque di dare un messaggio positivo e comunque di spiegare le dinamiche sia emotive, psicologiche e relazionali che ci sono dietro al BDSM. Io spero che avrai voglia e desiderio di farne un'altra di diretta, magari cerchiamo degli elementi specifici perché poi loro poi comunque si attivano e mi fanno anche domande, quindi se arriva qualcosa Sì, te lo dico volentieri, così certo. almeno se c'è possibilità ne facciamo un'altra. Certo, assolutamente. Ci raccordiamo poi, vediamo, appunto, Domande, raccogliamo le esatto. domande più avanti. Sì, poi magari ti ospito io la Volentieri. prossima volta. Una volta a casa mia, Esatto, una volta a casa condivido. tua. Va bene, Alicia, io ti ringrazio Va bene. e ci rivediamo presto. Grazie a te per avermi invitato. Grazie a tutti e a tutte per aver partecipato. Ciao, Alicia, grazie. Ciao, buona Ciao. serata. Ciao. Continuano a scrivere indicazioni, vai sul blog. Aspetta, gli Sì, scrivo, almeno gli il scrivo il blog, blog scrivi, come si scrivi chiama, no? tranquillamente. Che magari così, una volta e per tutte. Possono leggere le informazioni. Ma tanto, sai, è anche facile a un certo punto perché quando pubblicheremo la diretta, poi a parte che questi giorni nelle stories sei stata taggata, quindi possono andare tranquillamente a vedere il tuo profilo Certo. Instagram. Però, diciamo, quando pubblicheremo la diretta sarai chiaramente taggata e condiviso, quindi potranno tranquillamente andare sul tuo profilo a soddisfare le loro curiosità. Non abbiate paura, non mi perdete. Esatto. Va bene. Grazie a tutti, Bene. grazie Alicia e alla prossima. Ciao, buona Ciao. serata. Ciao a tutti, buona serata, grazie.